È un quadro negativo quello che emerge dai dati che Confindustria Abruzzo ha presentato relativamente al secondo semestre del 2011 e dalla previsione dati per il primo semestre 2012. L'industria è in grande affanno, compromessa dalla complessiva situazione nazionale ed internazionale, ed in Abruzzo registra un ulteriore dato negativo riferito alla chiusura di 137 aziende, a cui corrisponde crescita del dato della disoccupazione e del ricorso alla cassa integrazione ordinaria. Un quadro di generale sfiducia, qui rappresentato dal presidente di Confindustria Abruzzo, Mauro Angelucci. Oggi Confindustria regionale si appresta di nuovo a presentare dei dati che purtroppo noi già avevamo espresso in più sedi, rappresentano lo scenario che stiamo vivendo, cioè che sono dati negativi. Il 2011 è stato un anno di nuovo che ha segnato di nuovo un percorso di crisi, e anche il 2012 purtroppo sarà della stessa misura. All'incontro di Confindustria ha partecipato anche il direttore generale di Banca Tercas, Dario Pilla, che sulla difficoltà delle banche a concedere crediti esprime questa valutazione. In questo momento le banche sono subissate da domande di ristrutturazione di crediti invece che di investimenti produttivi. Non vengono effettuati investimenti all'innovazione, per cui è innegabile che bisogna riscrivere insieme un nuovo patto di partnership per dare un impulso vero al fatto che ci si aggreghi, si investa, si vada a costruire il futuro attraverso una visione che deve essere decisamente diversa. Il passaggio da un'analisi quantitativa a una qualitativa del fare impresa e del fare banca credo che potranno contraddistinguere la costruzione di questo futuro che tutti quanti auspichiamo. Per uscire dal tunnel della crisi, gli industriali abruzzesi hanno richieste precise che rivolgono alla Regione, oggi rappresentata dall'assessore sviluppo economico Alfredo Castiglione. Ascoltiamo ancora Mauro Angelucci, presidente di Confindustria Abruzzo. Noi come federazione quello che stiamo chiedendo da tempo, sia a livello nazionale che a livello regionale, è di dar corso subito a quelle riforme che hanno costo zero. Stiamo spingendo perché la pubblica amministrazione ci paghi, perché se ci paga così mettiamo i soldi in nuovi investimenti, in nuove attività e soprattutto non ci portino al tracollo.